giunto alla fine della mia vita di peccatore, nell'attesa di perdermi nell'abisso senza fondo della divinità, silenziosa e deserta, io... Ma chi è questo giovane? Questo è il mio discepolo, Azzo D'America. Mi accingo a lasciare testimonianza degli eventi mirabili e tremendi. Ripongo in voi ogni speranza, Guglielmo, e la sorte stessa della vostra delicata missione. Quali labirinti stavamo per percorrere nei giorni successivi, mio maestro e io? Seguitate! Seguitate strada! Et penitentia agite! Intanti laibus redeuntis et nimis artus. Entri e non sai se uscirai. Non vanno violate le colonne d'Ercole. Io sono il gennaio della pazzia, Remigio da Varagine. Al vostro servizio, e se voi siete come credo, frate Guglielmo da Baskerville, l'abate deve essere avvisato. La biblioteca è un enorme labirinto, segno del labirinto del mondo. Hai mai visto un luogo in cui Dio si sentisse al suo agio? La carne è debole, sai? È come i monaci perduti di questa perduta abbazia. Quella sera vidi una terza persona al cimitero. Venanzio, lui. Ci sono tracce chiare sulla neve, sono andato a cercare, viste di terra e sangue. Dunque, è chiaro che è precipitato. L'apparenza ci dice che è precipitato, ma da dove? Ci sono sostanze che in piccole dosi sono salutari, ma in dosi eccessive provocano la morte. La paura è il fondamento della fede! Ma tu che ne sai, tu? Della fede. Maestro Labate disse che i monaci di notte credono che la biblioteca sia popolata da spettri. Giusto, ragazzo. Sono già morti 5 uomini per difendere il volere di Dio. Samar, libera nostro buono Belial! Eraison! Samos! Ora tocca ai cani che separino la bestia infetta e la purifichino col fuoco. Il nostro tempo sta volgendo al tramonto, Guglielmo, e con lui l'epoca che viviamo. Fratelli miei, possa la grazia divina vegliare su di noi.